Handicast! Ho sentito che puoi aiutarmi con il progetto di rigenerazione della flora. Il cosa? Oh, perdonami. Lascia che ti spieghi. Sono Neocle, un botanico empirico qui ad Atlantide. Progetto un modo per aiutare la ricrescita della flora. Qui i fiori non crescono per conto loro. Oh, no! Non sarai anche tu un seguace di Minerva, vero? Rallenta. Perché non mi dici quello che ti serve e basta? Le mie scuse, Dicaste. Non sei qui ad Atlantide da molto e sto correndo troppo. Lascia che ricominci. Praticamente le piante sono fondamentali per noi. Ma qualche ciclo fa gli umani ne hanno sradicate troppe e ora l'aria ne soffre. Vuoi farne crescere di più? In un certo senso, sì. Ho un'ipotesi. Secondo me, usando una fonte d'energia più potente del sole, potremmo avere una crescita sostenibile. E non ti seguo più. Esistono dispositivi in grado di proiettare raggi di luce nel giardino di Tritone. Orientarli usando le superfici riflettenti dovrebbe stimolare la ricrescita della flora. D'accordo, vuoi che sposti le tue luci? Sì, se tu, Dicaste, ti prenderai cura delle nostre risorse naturali, darei l'esempio a tutta Atlantide. Un buon esempio, spero. Deve essere il dispositivo di cui parlava Neocle. Mi ricorda il modo in cui ho aperto la porta di Atlantide. Funzionato! Ha! Meno ora. Si muove. I fiori ricresceranno in un baleno. Non si muove. Ah.
Così dovrebbe andare. Dirò a Neocle che ho finito. Non sembra che funzioni. Che è successo? Ho spostato i tuoi raggi di luce. Sembrava funzionare, ma poi... I raggi sono allineati, sì, ma l'energia non fluisce. Secondo te qual è il problema? Ah, non ha alcun senso. I raggi di luce dovrebbero espandersi in tutti i giardini, spargendo fotoni potenziati. Oh no! I fotoni hanno qualcosa che non va. Ah, mi prendi in giro? Chi... Ecco. Lascia stare i fotoni. Quando la mia fonte d'energia potenziata attiva il dispositivo... Oh! Forse la luce non fuoriesce dalla fonte e non potenzia il dispositivo. Quindi il prossimo passo è... Verificare in sala controllo che la fonte di energia sia al suo posto. E cos'è esattamente questa fonte? Un materiale igneo consistente di empirea. È una pietra. Verifica solo che ci sia una pietra nella sala di controllo. Ah, sì, va bene. Vado a vedere se quella pietra è al suo posto. E così Neocle aveva ragione. Non vedo pietre qui. Fermati subito! La pietra deve valere molto se cerchi di rubarla. Sei di casta e non hai idea di cosa sia la fonte d'energia. Non hai intenzione di investire nel futuro delle nostre risorse. È semplice. Metti la pietra nel dispositivo di Neocle e sistemeremo i fiori. Non è la prima volta che Neocle tenta di bilanciare la popolazione floreale. Quando sono stati colti troppi fiori e le api hanno iniziato a morire, ha provato a impollinarli artificialmente. E quando ha iniziato a farlo, il suolo ha iniziato a impoverirsi. E quando il suolo... Sì, ho capito. Ma allora tu come sistemeresti i giardini? Non farei nulla. La natura ha provveduto a se stessa per eoni. Neocle deve smetterla di intromettersi. Melitta! Sei sempre stata diffidente verso questo progetto. Per te la civiltà non ha alcun impatto sull'ecosistema. Continuare a ripetere la stessa azione e aspettarsi risultati diversi è follia. Quando accetterai che la tua ipotesi è fallimentare? Fallimentare è inesatto. Ho semplicemente corretto la mia teoria dopo aver ottenuto risultati inattesi. Basta litigare, tutti e due! Hai ragione. Detto una volta per tutte. Ma la decisione spetta a te, Dicaste. Il progetto su cui lavorava Neocle è importante per il futuro di Atlantide. Dammi la pietra. Spero tu sappia quello che fai. Grazie. Questa alimenterà la sostenibilità di Atlantide per secoli. Prima o poi anche i cinici come Melitta lo capiranno, finalmente. Però fai attenzione. C'è ancora da lavorare sulla tua teoria. Hai fatto la cosa giusta per tutta Atlantide, Dicaste. Fidati di me. Ti prego, fammi l'onore di riportare la pietra al dispositivo.
presto i giardini di Atlantide guariranno.